sconforto e confusione. In casa Leonzio non è certo un bel momento. La sconfitta di ieri contro il Teramo, la quinta stagionale e la seconda consecutiva, ha lasciato il segno. Le scuse del presidente Leonardi ai suoi tifosi e il conseguente silenzio stampa indetto dalla società al termine del match ne sono la conferma. In casa bianconera, l'entusiasmo e la serenità d'inizio stagione sembrano svaniti all'improvviso. I giorni che mancano al prossimo match di campionato, domenica la Leonzio sarà impegnata in trasferta contro la Casertana, saranno con molta probabilità decisivi per il futuro del tecnico greco. La sua panchina traballa e nel caso di KO in terra campana il suo addio non sarebbe più solo un'ipotesi. Ma l'altalenante rendimento della squadra di Lentini non può essere attribuito solo al tecnico originario di Molfetta. Sotto accusa c'è anche la squadra, che troppo spesso ha mostrato poco carattere e aggressività nei momenti caldi delle partite. Due caratteristiche che negli ultimi anni erano diventate le armi migliori della squadra bianconera. Dito puntato anche e soprattutto da parte della tifoseria sul DS Davide Mignemi. I sostenitori bianconeri ieri, al termine del match contro il Teramo, hanno chiesto le sue dimissioni per le scelte di mercato fatte la scorsa estate e che, sino ad ora, stanno disattendendo di molto le aspettative. Trovare un colpevole per comprendere cosa stia accadendo alla Leonzio sarà il compito del presidente Leonardi, ma è evidente che qualcosa non stia funzionando. Come è naturale chiedersi che fine abbia fatto quello spirito e quell'entusiasmo che permisero alla sicura Leonzio di realizzare quella straordinaria e indimenticabile cavalcata dall'eccellenza alla Serie C. Se lo chiedono i tifosi, e forse se lo starà cominciando a chiedere anche il presidente Leonardi.